Ma apriamo con un argomento legato alla viabilità. In un periodo in cui anche nella nostra provincia sono avvenuti dei drammatici incidenti stradali, il sindaco di Pisa annuncia una mobilitazione per protestare contro la lentezza burocratica che ancora non fa partire i lavori alla rotatoria di San Piero a Grado, opera necessaria ad un incrocio tristemente pericoloso. Oggi siamo ancora fermi e questo è inaccettabile perché le premesse ci sono tutte per farla. Ancora attesa per un progetto finito da tutti i punti di vista. I lavori per effettuare una nuova rotonda allo svincolo autostradale di San Piero a Grado, per la troppa burocrazia, non vanno avanti. C'è il progetto, è stato deciso chi la realizza, manca soltanto il finanziamento che deve essere deciso dal governo. E dal CIPE, dal metodo del dialogo, della pressione, passiamo a un metodo più incisivo, che è quello della manifestazione, della protesta, perché è inammissibile che da anni un impegno preso, nemmeno troppo oneroso, perché i lavori complessivamente ammontano a una cifra di 500.000 euro, venga disatteso. Si parla di rischi, di pericoli, di incidenti e io credo che sia molto importante che un quartiere con il comune, senza distinzioni di parte, si mobiliti. Credo che da qui a sabato avremo dei testimonial importanti a sostegno della prima manifestazione, è solo la prima manifestazione, sarà breve, da mezzogiorno a mezzogiorno e mezzo, sarà fatta in strada, sarà visibile e lo slogan sarà rotatoria subito.